Eccoci qua e benvenuti in questo nuovo video. Ma quanto costa effettivamente trascorrere una settimana a Tokyo? Il periodo più bello per andare a visitare Tokyo è sicuramente durante la fioritura dei ciliegi. Questa avviene in genere intorno alla metà di marzo fino alla metà circa di aprile, poi il periodo cambia di anno in anno. Vi consiglio di andare a controllare circa un paio di mesi prima su svariati siti che appunto vi indicheranno più o meno la data esatta della massima fioritura dei ciliegi. In Giappone ci stanno veramente a ruota con questa cosa. 1. I voli. Ovviamente io consiglio Alitalia perché è la sola e unica compagnia che fa il volo diretto partenza da Fiumicino, arrivo all'aeroporto di Narita. Quindi in circa 12 ore sarete dall'altra parte del mondo. I costi più o meno si aggirano intorno ai 5-650 euro. 500 euro se siete molto fortunati e beccate un'ottima offerta, 600 euro più o meno è il prezzo standard, 650 se proprio non trovate altre offerte o altre compagnie o altre cose, o se avete fretta di partire e che vedevo di detto sfiga. 2. Dove dormire? Qui le opzioni sono o affidarsi a Airbnb oppure agli hotel di zona. Io consiglio Airbnb in quanto le case sono molto più spaziose, non avrete a che fare con reception, chissà come si dice. Ok, cerchiamolo su Google. E sicuramente vi costerà molto ma molto di meno, strano ma vero. I prezzi si aggirano intorno ai 30-35 euro al giorno a persona, quindi prezzi assolutamente fattibili e accettabili, anche perché ci stanno delle case veramente ma veramente carine. A differenza delle zone in cui andrete a stare. A proposito di zone, però, ve ne consiglio 3 o 4 che sono, diciamo, i punti nevralgici della città, ovvero Shinjuku, Akihabara, Roppongi, oppure direttamente vicino alla stazione di Tokyo, che non è bellissimo, ma è molto, ma molto, ma molto comodo. Comunque, dovunque andrete a stare, a parte che è una città veramente enorme, ma ovunque starete, con le 13 stazioni della metro, ovunque sarete a ogni 100 metri che farete, ci sarà sempre una scalinata per scendere giù a prendere la metro. 3. Costo della vita. Su questo argomento ci sta molto da parlare, ma cercherò di fare un bel riassunto. C'è da considerare che dovrete andare a mangiare fuori praticamente per i tre pasti principali della giornata, ovvero colazione, pranzo e cena. I prezzi fortunatamente non sono altissimi, però dipende molto dove andrete. Nelle mie due vacanze in Giappone ho sempre preferito lo street food, uno perché si mangia veramente da paura, la roba è ottima, non costa nulla e non vi fregheranno nei ristoranti. Sulla colazione posso consigliarvi i famosi konbini, ovvero quei pseudo supermercati aperti H24. Lì troverete di tutto e di più per fare sia colazione che pranzo, cena, c'hanno un sacco di piatti pronti, c'hanno panini, c'hanno tramezzini, c'hanno latte, c'hanno tutti i generi di prima necessità, c'hanno anche riviste, c'hanno anche posaceneri, c'hanno tutto. Lì, se vi comprate un qualcosa per la colazione da comprare al volo, veramente con 2,50 euro ve la cavate alla grande. Forse risparmiate anche un pochettino di più se comprate un po' di latte, un po' di biscotti, così ve li portate in stanza e ci avrete la colazione già fatta praticamente per il resto della settimana. Sul pranzo, invece, dato che si starà sicuramente in giro dalla mattina alla sera a camminare, 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 ciò che preferivo io fare sempre, ciò che vi consiglio quindi è mangiare un semplice street food. Lo street food in Giappone, a parte che ci sta praticamente ovunque, ad ogni angolo ci stanno dei piccoli banchetti, dei negozi quasi come fossero all'aperto che offrono appunto questo tipo di pasto. In generale con 5-6 euro, e mi sto tenendo anche largo, riuscirete tranquillamente a pranzare. Invece per la cena qui dipende ovviamente da voi, in genere la cena si è un po' più rilassati, si è più stanchi, quindi si ha un pochettino più di fame e si vuole stare leggermente un po' più comodi, quindi in linea di massima uno preferisce andare al ristorante. Di ristoranti ce ne stanno veramente un'infinità, potete aprire TripAdvisor per andare a cercare un qualcosa che più vi piace, dal classico ristorante che fa solamente ramen a quello che fa sushi. Piccola parentesi di sushi, vi consiglio Sushi Zammai, è una catena di sushi molto famosa a Tokyo e anche nelle altre città che ha prezzi abbordabili e sushi molto 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 buono. Il prezzo si aggira intorno ai
2500 yen, quindi massimo 20-22 euro a testa. Cena, quindi saremo intorno in media fra i 10 e i 15 euro al giorno per un ristorante nella media, non chic, non pretenzioso sicuramente, ma neanche l'ultima bettola di Tokyo. Di conseguenza, per una settimana, per il cibo andremo a spendere intorno ai 250 euro a persona. E se arrivo al punto 4, extra. Gli extra che cosa significa? Gli extra sono tutti quei soldi, appunto, extra che ti escono fuori dalle tasche, che possono essere quelli usati per un caffè al volo, oppure quelli usati per andare a visitare dei templi o per andare a prendere un qualsiasi bevanda assurda nei vari distributori automatici presenti ogni 30 metri, oppure andare a vedere un locale particolare come i Made Caffè, oppure quelli dove ci stanno tutti i gatti dentro, tutti i gufi dentro, tutte persone strane dentro, tutti animali esotici dentro. C'è un po' la fissa in Giappone per queste cose. Oppure più semplicemente per fare una gita fuori porta a Tokyo, quindi che possa essere come andare a visitare Kamakura oppure Nikko. Nikko è un complesso di templi in una piccola cittadina, borgo, immerso nelle montagne. Kamakura invece è come se fosse la Ostia dei romani, ovvero è una piccola cittadina di mare. Il mare non è eccezionale, però se ci andate verso aprile circa, magari una mezza giornata di sole a stare sdraiati sulla sabbia non sarebbe affatto male. Comunque consiglio mille volte di più Nikko. Ci sono stato il primo anno che ho visitato il Giappone e credo di aver vissuto una delle esperienze più belle della mia vita. In questi extra io ho calcolato circa un 100-150 euro a persona. Altra cosa da dire è sicuramente il costo della metro, che è molto molto alto. Se girerete dalla mattina alla sera più o meno per Tokyo, quindi andrete a visitare due o al massimo tre zone al giorno, che è comunque impegnativo, gli spostamenti sicuramente saranno tanti. Ho calcolato in media una spesa a persona al giorno di circa 8 euro. È tanto, ragazzi, è veramente tanto, però nel momento in cui salirete in quel sistema di metropolitane presenti a Tokyo, fidatevi che sarete ultra contenti di lasciargli tutti quei soldi. Ho visto addetti con i guanti bianchi pulire i corrimano delle scale mobili. Quinto e ultimo punto, cosa fondamentale, SIM dati. Se volete restare sempre connessi anche dall'altra parte del mondo, vi consiglio, quando atterrerete a Narita, di andare alla ricerca dei distributori automatici di SIM. Cosa geniale. È una cosa, a mio parere, fondamentale, in quanto gli hotspot o il wifi gratis è molto raro trovarlo in Giappone, al massimo da Starbucks, ma comunque c'è tutta una procedura da fare, una registrazione, eccetera, eccetera. Quindi se avete la SIM direttamente nel vostro cellulare, ovunque sarete avrete sempre la possibilità di fare ricerche, di trovare la strada, di trovare qualche ristorante, di trovare qualche museo, eccetera eccetera. Fidatevi, una cosa indispensabile, e costa solamente 30 euro. Oppure se non volete comprare la SIM dati perché magari non vi interessa ma vi piace girare così un po' alla cieca per tutta la città, comunque vi consiglio un'app fenomenale e geniale che si chiama Tokyo City Walks. Non so se sia presente anche per Android, io ce l'ho su iOS, quindi sul sistema Apple, ed è un'app che funziona senza connessione dati, quindi funziona offline. Praticamente voi andrete a cliccare un qualsiasi punto della città di Tokyo e funzionerà praticamente come se fosse un navigatore, semplicemente fantastico. Un piccolo riassunto, quindi, come sempre, volo intorno ai 550 euro, Airbnb, quindi dove andare a dormire, saremo intorno ai 250 euro, ovviamente parlo sempre a persona. Costo della vita, metro, cibo, extra e tutto, staremo intorno ai 350-400 euro a persona. Ci volete mettere altri 50-60 euro di souvenir, 30 euro per la SIM dati, 40-50 euro per assicurazione sanitaria. Credo sia tutto finito, più o meno il prezzo sarà di 1300 euro a persona. Il video è finito, spero vi sia piaciuto, se così fosse qui sotto mettete un like, sempre qui sotto in descrizione vi ho lasciato un paio di link utili. E io mi sa che me ne vado al mare.